Ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui perché voglio parlarvi dei prodotti che mi hanno rapito il cuore nell'ultimo periodo. Non sono tantissimi, c'è qualcosina di make-up, qualcosina per lo skincare e iniziamo subito. Il primo prodotto è un eyeliner ed è esattamente questo, ovvero un eyeliner in penna della NYX. Ed è l'Epic Ink Liner. Ed è un eyeliner che io ho adorato tantissimo e uso praticamente tutti i giorni, ormai è diventato il mio eyeliner preferito perché è facilissimo da applicare, quindi se non avete pennellini, non avete voglia di prendere pennellini, eyeliner in gel, eccetera, con questo fate una riga andando veramente sul sicuro. L'ho preso perché ho visto su internet che è il dupe, quindi il corrispettivo economico dell'eyeliner della Kat Von D, che va, un eyeliner che va tantissimo. Infatti questo eyeliner in penna ha la particolarità, come quello della Kat Von D se non sbaglio, che il pennellino non è costituito da una punta di feltro, ma è costituito da tante setole, come se fosse proprio un pennello vero e proprio da trucco, da tante setole una accanto all'altra. Ed è molto nero, è molto lucido, è veramente fantastico e dura tanto. L'unica nota un po' negativa è che qua c'è scritto che è waterproof, ma in realtà io non ho notato una lunghissimissima durata. Comunque è veramente fantastico e ve lo super consiglio. L'unico problema è che non mi sono accorta di averlo chiuso male l'ultima volta e alcune setole del pennellino si sono aperte e sono incastrate nel tappino e quindi le ho dovute tagliare. E adesso ne comprerò uno nuovo perché ovviamente non fa più la riga perfetta come la faceva prima, perché il pennellino è rotto purtroppo, e andrò subito a comprarne un altro, anche perché fino adesso ce l'ho già da un mesetto e non si è ancora scaricato. Invece in genere gli eyeliner di questo tipo si scaricano subito e ce l'ho anche su adesso, non so se si vede. Una scoperta dell'ultimo periodo è stato questo, che è il Prep Prime della MAC. Praticamente qualche settimana fa sono andata alla MAC alla ricerca di un correttore per le mie occhiaie. Un correttore però che non andasse a seccarle, ma che le coprisse bene. Allora la ragazza mi ha provato questo correttore e il Mineralize, che è un altro, solo che mi ha sconsigliato quello perché secondo lei la durata non era delle migliori, e mi ha consigliato questo anche perché effettivamente era più coprente. In realtà questo, come potete vedere, è una sorta di correttore a pennellino simile al Tache Cla. Infatti in realtà io non lo conoscevo, perché se andate sul sito, questo non è venduto come correttore ma è venduto come illuminante. Perché in realtà penso proprio sia un illuminante, però in questa tonalità che è Bright Forecast diventa praticamente un correttore e corregge benissimo le occhiaie. Quello che proprio mi piace è che le corregge, le illumina e non le va a seccare. Mi è piaciuto moltissimo, soprattutto da usare per tutti i giorni. L'unica accortezza è che se avete occhiaie veramente super 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 forti non le copre bene come può coprire un altro correttore proprio molto pastoso. È più consigliato per occhiaie da medie a leggere. Io comunque ho delle occhiaie abbastanza forti, però il sabato, diciamo che quando esco il sabato, quindi sono più riposata perché sabato in genere dormo la mattina, non ce le ho poi marcatissime. Ce le ho comunque perché ce le ho anche genetiche le occhiaie, purtroppo, però con queste riesco a coprirle benissimo e mi piace tantissimo per i motivi che vi ho detto prima, quindi super consigliato. Altra scoperta di questo mese è un blush, quindi un fard per le gote, ed è un prodotto che ho da tanto tempo ma non avevo mai apprezzato in questo modo, ed è questo, ed è un blush della Pupa, il Like a Doll Luminous Blush nella tonalità 301, che è una sorta di pesca rosato, è proprio un colore chiaro che sembra quasi color pelle ed è luminoso. E mi sta piacendo tantissimo perché per caso io non avrei mai usato un colore così chiaro su di me,
visto così, non mi ispirava, diciamo. Per caso l'ho usato una mattina, alcune mattine in cui ero proprio di fretta e ho preso i primi trucchi che trovavo e l'ho indossato, l'ho applicato e l'effetto è veramente bellissimo, mi è piaciuto moltissimo perché è comunque un effetto molto naturale però luminoso, va proprio ad esaltare la gota lasciando proprio un effetto satinato che dà che toglie proprio la stanchezza mattutina. Inoltre ho notato anche che dura tantissimo, cioè in genere i blush a me non durano nemmeno 1 o 2 ore, a meno che non siano dei blush super professionali che io compro online, come quelli dell'Illa Mask che durano veramente tantissimo e uso sulle spose. Invece questo della Pupa, comunque un bel 5-6 ore, ho notato che se li fa, perché l'altra mattina sono tornata a casa dopo 5-6 ore e avevo ancora questo blush. Non so se con tutti i fondotinta fa questo effetto, però in combinazione col fondotinta MAC Pro Longwear veramente dura tantissimo. Per quanto riguarda poi lo struccaggio, ho scoperto questo prodotto che amo, adoro. Avrete già visto il video recensione, se non l'avete visto andatelo a vedere perché è un prodotto fantastico, è veramente stata una scoperta allucinante ed è il balsamo struccante zero residui della Pupa per pelli miste. Cos'è questo prodotto? È proprio una sorta di balsamo che strucca. In un minuto io non ho più niente sul viso, non ho la pelle irritata, non ho gli occhi che mi bruciano, non ho brufoli soprattutto. Come potete vedere è in questo contenitore, una sorta di crema gel, si prende con le mani, si riscalda un pochino tra le mani e poi si spalma su tutto il viso proprio come se fosse una crema da asciutto. Scioglie così tutto il trucco, ma lo scioglie veramente bene. Sciacquate o tirate via con un dischetto di cotone e non avete più niente sul viso. Ragazzi, veramente vi giuro, è uno struccante fantastico. A parte l'olio di cocco, non ho mai trovato uno struccante così buono nella mia vita e io odio struccarmi perché ho la pelle molto sensibile, l'occhio molto sensibile. Appena vado a strofinare col dischetto di cotone inizio ad irritarmi, tanto che spesso non mi trucco proprio per non struccarmi. Fatto, andate a vedere il mio video se non l'avete visto, così vedete su questo trucco come strucca bene. Poi altro prodottino che ho comprato per sfizio è questo del balsamo labbra della Sephora al cocco, perché ha un profumo veramente fantastico, per non parlare del packaging che è veramente carino. Io di solito compro solo balsami labbra su siti di EcoBio perché ritengo siano i migliori, hanno tutte sostanze naturali e ritengo siano veramente fantastici. Questo l'ho voluto comprare giusto per togliere uno sfizio del profumo perché lo vedevo sempre e mi piaceva tantissimo. Non pensavo avesse chissà che proprietà, ma mi sono dovuta ricredere perché veramente mi ha reso le labbra morbidissime, quindi veramente sono stati soldi spesi bene. È bello, buono e buono, buono dal punto di vista del profumo ma anche come prodotto, quindi ve lo consiglio perché lo vendono per ora da Sephora. E poi ultimo prodottino che uso tutti i giorni per fare un trucco veloce, anzi magari se volete un video del trucco che faccio ultimamente tutti i giorni quando sono di fretta in veramente 2 minuti, ditemelo in un commento che ve lo faccio, perché ultimamente ho trovato proprio una combinazione di prodotti che mi fa apparire diciamo accettabile per uscire in pochissimo tempo. Vabbè, e il prodotto è questo, non so se ve ne avevo già parlato, se ne ve ne avessi già parlato, comunque questo è dell'Eyebrow Plumping Gel ed è un gel per sopracciglia della Pupa. Come ogni novità, io ogni prodotto nuovo in realtà, come sempre, come anche con altri prodotti, all'inizio non l'ho calcolato più di tanto questo prodotto perché non mi sembrava niente di fenomenale. Invece mi sono dovuta ricredere perché la mattina fare le sopracciglia con questo gel, cioè proprio giusto così, le sistema, le ordina e dà giusto quel tocco di colore che rende alle sopracciglia, che sono comunque la cornice del nostro sguardo, che rende il nostro sguardo e il nostro volto
meno stanco, più vivo. E già, assumete un altro aspetto, giusto con una passatina di questo. Quindi ultimamente lo sto usando e mi sta piacendo molto. E niente ragazzi, questi sono i prodotti che mi sono piaciuti nell'ultimo periodo. Fatemi sapere le vostre scoperte nei commenti. Aggiungetemi su Instagram e su Facebook. Mi trovate come Rossy Makeup su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao!